Milano per la classe 1000, si preannuncia una gara veramente scoppiettante ed interessante da poter commentare insieme a voi in quel del Cremona Circuit, 3700 metri di percorrenza, un'andatura importante, tante emozioni per il secondo appuntamento e poi lo sapete che ci sarà Magione, quindi a questo punto classiche interviste pre-gara e poi linea a quella che sarà una gara interessante, emozionante e veramente importante. A tra poco! Allora, abbiamo fatto dei test nelle settimane scorse su questa pista, abbiamo migliorato un pochino dall'anno scorso, siamo ancora in balia di un po' di problemi. Oggi partiamo un po' nelle retrovie, se siamo fiduciosi per una buona rimonta ci proviamo e vediamo di portare a casa qualcosa di buono oggi. Siamo venuti qui per fare bene, siamo anche difensori del titolo dell'anno scorso della 1000 Stock, quindi è un motivo ancora più forte per continuare a far bene. Circuito di Cremona, come lo trovi? Di fatto è diventato il mio circuito di casa dopo la dipartita di Franciacorta, mi piace molto, ho fatto l'abitudine l'anno scorso al tratto nuovo e queste Dunlop funzionano bene, adesso le temperature sono un po' scese rispetto a stamattina e oggi pomeriggio, vediamo come si comporteranno. No, il Messi sì, faccio la wild card e mi piace Cremona perché è quella più vicina a casa dove mi alleno di solito, quindi sì, per scelta faccio questa. Sì, ma non solo perché è vicino a casa, mi sembra di capire. No, mi piace anche la pista, hanno fatto delle modifiche rispetto a... mi piaceva già prima, adesso ovviamente con le modifiche è ancora più pista, quindi mi piace ancora di più. La moto è in ordine? La moto è perfetta, infatti ringrazio il team di Roberto, RB, la moto è perfetta e sta solo nel pilota, insomma, quindi vediamo, dai. È dura, non lo so, ieri è venuto fuori un bel tempo e oggi non sono riuscito a replicarlo, quindi non lo so, te lo dico dopo la qualifica. Hai fatto un secondo posto l'anno scorso nella generale, qual è l'obiettivo quest'anno? Perché seconda gara già iniziamo a tracciare un po' un mini bilancio. Ma l'anno scorso sono arrivato secondo ma non era il mio posto, quindi mi piacerebbe arrivare nei primi quattro, via, diciamo di star lì. Sì, questa volta abbiamo cambiato la moto, ero un po' di tempo che ero dietro l'Aprilia e quindi finalmente abbiamo il nuovo V4 1100 e non ho avuto modo di provarla, quindi sono qui oggi, entro in qualifica e vedremo come va questa moto. Questa moto è una moto per me molto difficile perché essendo magari più potente mi mette in difficoltà, sono fuori esercizio e quindi, però sono contento, dai. Il weekend speriamo vada bene. È la classica pista dove si riesce, diciamo, ad allenarsi in maniera veramente costruttiva, si possono fare delle buone modifiche sul setup da portare poi nelle gare del campionato che faccio io, che sarebbe il CIV National, quindi è un ottimo banco di prova anche perché vengono a girare, a provare gli stessi miei avversari del National, quindi come è stato ieri per Perotti, abbiamo fatto una bella battaglia nei primi 6-7 giri, quindi bello, bellissimo. Spero in una buona partenza, andare subito forte, fare tanti sorpassi e riprendere il primo in campionato, questo sarà l'importante. Le wild card diciamo che rendono più divertente la cosa, soprattutto se, a parer mio, soprattutto se diciamo sono wild card di un certo livello come appunto Luca, ma anche Perotti ieri. Se uno si comporta bene può far di tutto. Qui partiamo un po' nel rettilineo lungo perché lì mi passano i 1000 o c'hanno più cavalli, è più dura. E poi ci sono tanti wild card quest'anno. Sì. In bocca al lupo, vuoi fare un saluto? Che è più lupo e poi saluto tanti in mercato. Dico grazie perché è venuto a trovarmi, che è la prima volta che viene a trovare in pista. Ah, sempre un piacere. Poi questo weekend ero libero e niente, ho fatto un salto per seguire, per vedere lui in pista e niente, in bocca al lupo. Va bene, in bocca al lupo a tutti! Francesco Bernoni, una griglia veramente partecipata, internazionale, e tu, prima gara della Stock, hai vinto e adesso cosa ti aspetti? Assolutamente di confermarci, abbiamo lavorato bene nonostante il vento forte, è stata una condizione particolare per tutti. Oggi le temperature sono simili a ieri, abbiamo corretto la scelta di gomme, non c'è vento, sempre meglio. In griglia di partenza con Manuel Del Vecchi. Manuel, che cosa ti aspetti da questa gara? No, spero di partire bene, ieri purtroppo abbiamo avuto problemi da frizione e quindi sono partito malissimo, ho perso 7 posizioni, dopo è stata molto dura riuscire a trovare il ritmo.
sono focalizzato solo su riuscire a partire, dopo il resto diventa molto più semplice se si parte bene. Certo, ti aspettiamo al parco chiuso, grazie. A te. Ciao. Una griglia internazionale oggi molto partecipata e tu parti da centro gruppo, cosa ti aspetti per questa gara 2? È dura, dura, perché partire così indietro è difficile, poi non sono riuscito a ripetere i tempi di venerdì e sarà una gara in salita. Questo cambio di temperatura repentino, quasi 20 gradi, ti ha messo in difficoltà o preferisci questa gara 2 con una temperatura più mite? No, preferisco così, meno caldo, sì sì. Gabriele Perri, moto tutta da scoprire, moto nuova, grande lavoro di te e di tutto il team per metterti a tuo agio. Scali posizioni, terzo in gara 1 nel motoestate, cosa ti aspetti da questa gara 2? Mi aspetto di essere un po' più veloci, soddisfatti della posizione, speriamo di migliorare i tempi e essere un po' più veloci come ci aspettavamo. Temperatura che è calata di 15 gradi abbondanti, un vantaggio o una difficoltà ulteriore? Può essere una difficoltà, però vediamo di trarre dei vantaggi con delle gomme mescole diverse e stiamo cercando di sfruttare al meglio la situazione. In griglia di partenza con Alessandro Uzai, cosa ti aspetti da questa gara, Alessandro? Allora, intanto mi aspetto di partire come ieri, spero di partire come ieri. Mi aspetto una bella gara con tanti sorpassi e molto divertimento e spero di riuscire a finire la gara, non come ieri che sono volato. Grande, noi ti aspettiamo al parco chiuso, grazie, ciao. Ciao. Francesco Rocchio e una moto nuova tutta da scoprire. Una griglia partecipata internazionale, è un'emozione diversa oggi. Assolutamente, una emozione indescrivibile, moto nuova, weekend molto 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 difficile perché partiamo da zero e niente, ci gustiamo la gara dalle retrovie, però sempre una buona posizione di sottocategoria, quindi siamo contenti. Ma guardando da qua, parti aggressivo? Vuoi recuperare posizioni? La partenza è l'unica cosa buona che ho in gara 1, ho recuperato quasi 10 posizioni, però poi mi hanno passato tutti i 10. In griglia di partenza con Walter Bartolini. Walter, cosa ti aspetti da questa gara? Vediamo, sono un po' stanco da quella di prima, però adesso diamo il massimo, poi vediamo. Stanco? Ma un pochino, dai, un po' tutti i 3 giorni a girare, però dai, vediamo. Ti aspettiamo al parco chiuso, grazie, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Grazie. Tutto pronto per la classe 1000, sta per iniziare la gara interessantissima che vede il poleman Luca Salvatori al suo fianco, Prasek Dekeli, Schatzfall, Filla, Bartolini, Anastasia Bozic, De Vecchi, Usai, Rossignoli, Cemelic, Perri Remoto, poi via via tutti quanti gli altri piloti, Lobartolo, Sciac, Pace, Hasler, Svitok, Palladino, Longhi, Cristini, Balcar, un po' tutta quanta la composizione del roster. Abbiamo capito che c'è un Luca Salvadori che sarà sicuramente on fire, anche per via dell'assenza di Fabrizio Perotti, erano annunciati entrambi, in realtà Perotti aveva già detto che non ci sarebbe stato per la gara di domenica, c'è stato sabato, è stato uno spettacolo, le luci che si accendono, i motori che rombano, sta per iniziare, vediamo, si buttano giù, via, partiti, buona partenza da parte di Luca Salvadori che dovrebbe pinzare in prima posizione, se non abbiamo visto male, molti i piloti pronti a contendersi la vittoria finale. Proprio Luca Salvadori che riesce ad accalappiarsi la prima posizione, adesso cercherà di matare un po' anche il terreno, di fare sua un po' tutta quanta la pista, vediamo quello che sarà, occhio perché ci sono 13 giri, intanto Salvadori ha già deciso di mettere in on la sua moto e di cercare di allontanare quanto più possibile tutte le insidie dei vari piloti. Andiamo con Gabriele Perri, intanto subito board, Gabriele che partiva da una posizione un po' arretrata, 14esima, sta cercando una rimonta ed effettivamente è stata una buona partenza la sua perché si trova in 10ª posizione, sta cercando anche di rinvenire, di risalire le posizioni di testa. È una gara all'interno della quale, qui subito qualche slow motion, è una gara intanto che prevede una foltissima presenza di piloti di un'altra competizione, la Peladria, allora vedremo anche quello che succederà. Perché? Perché evidentemente poi la classifica che verrà stilata è una classifica un po' differente. Salvadori intanto ha deciso di staccare, di andare contro rettilineo, e mi sembra che abbia già preso un secondo di margine, si gira un pochino, e intanto andiamo anche con Francesco Bernoni. Francesco con la numero 118 partiva dalla 28esima posizione, 1.38.8, sta cercando in qualche maniera di rimanere a galla con il suo motone, con la sua Yamaha, per cercare di stare
a contatto per fare punti che sono clamorosamente importantissimi, soprattutto per la classifica finale. Sappiamo che la 1000 si dinoccola sull'Open e la Stock. Intanto Salvadori ha già un vantaggio di 2 secondi, ha deciso di fare un po' di testa sua. Luca, lo sappiamo, pilota estremamente navigato, che ha deciso di regalarci questa emozione di poter gareggiare all'interno della 1000 con un incedere abbastanza importante. Mi sembra che stia veramente facendo di tutto per rimanere lì. Bartolini con la numero 71, Bartolini che partiva dalla 7ª piazza, che sta cercando di contendere con i piloti davanti una posizione di riguardo, chissà che non riesca poi a mettersi in proprio, ad arrivare a raggiungere gli altri piloti. Vedremo anche con lui quello che succederà. Sarà una gara, allora, quello che è certo è che è una gara lunga, una gara dove potremmo assistere anche al degrado delle gomme, di questo ne siamo certi, ed è una gara all'interno della quale vedremo un po' anche quello che succede. Vediamo intanto qualche slow motion importante da parte di Bartolini. Sarà una gara interessantissima e vedremo anche poi per la situazione classifica quello che succede. Alessandro Usai, anche lui 11ª piazza, 1:35.5, in realtà non ha girato male e sta cercando di rimanere a contatto con i primi, quando tra poco molto probabilmente Luca Salvadori, ci eravamo già sul controviale, taglierà il traguardo del secondo giro con un distacco importante. Tanto Usai, vediamo se prova a pinzare interno, no, non riesce ad entrare, eccolo qua. Luca Salvadori ha preso un margine di 4,5 secondi in 2 giri, ha già affossato qualsiasi tentativo da parte dei piloti che ci sono alle spalle. Gabriele Perri intanto ancora in lotta per la 10ª posizione, sta cercando di combattere con tutte le sue forze. È chiaro che è una gara non insidiosa, ma è una gara completamente diversa per tutti i piloti che la stanno vivendo. Stanno vedendo un pilota, Luca Salvadori, che sta falcidiando qualsiasi record della pista, e tutti gli altri che si dinoccolano alla ricerca del mantenimento di una posizione. Vediamo Bartolini in bagarre per quanto riguarda le posizioni di mezzo. Per lui sarebbe fondamentale mantenere quella posizione, perché gli consentirebbe di fare punti pesantissimi. Francesco Rocchio con la sua moto numero 199, ho parlato con lui pre-gara, mi diceva: ho cambiato moto, devo capire le sensazioni. Effettivamente ha fatto un parecchia difficoltà per quanto riguarda la parte delle qualifiche. Adesso vedremo anche quale sarà poi il risultato finale. Intanto vediamo qualche slow motion anche da parte di Francesco Rocchio con la sua moto numero 199, molto interessante valutare poi in maniera abbastanza estrema, sintetica e capillare quello che succede per quanto concerne le gare e per quanto concerne anche poi il proseguo della stagione. Sappiamo che Salvadori, ad esempio, la prossima, a meno che non voglia farci un altro regalo, Luca, ti indichiamo ufficialmente, chissà che non ce lo troviamo a battagliare in quel di Magione. Sarà una novità, una new entry questa tappa che verrà consolidata e verificatasi nel 25-26 giugno, quel weekend, quarto giro intanto che inizia. Un distacco meravigliosamente, incredibilmente gigantesco da parte di Luca Salvadori, che sta guadagnando 2 secondi a giro. Gabriele Perri sempre in lotta per queste posizioni mediane e deve cercare di far sua la contesa anche Perri, perché anche qui ci sono punti fondamentali che ballano, punti importanti, punti che possono sancire poi anche quello che è un campionato, quello che è una vittoria e quello che può essere, diciamo, anche tutta una situazione che può diventare anche un po' aggrovigliata, ingarbugliata di classifica. Ricordo, prima ho visto Prasek che stava cercando di scalare le posizioni con Echeli che partiva dalla 3ª piazza. Vediamo intanto qualche immagine anche da parte del buon anche il fatto del buon Filla in precedenza, che sta cercando di rinvenire, di risalire la china, di riscalare in maniera importante la china. Intanto vediamo appunto, eccolo qua, proprio mi sembra che fosse proprio lui, Michael Filla con la 55, che sta cercando di venire su, no, forse Filla è quello dietro, sta cercando di risalire, di rinvenire anche lui la china in maniera abbastanza importante, in maniera abbastanza meticolosa, quando tra poco probabilmente arriveremo anche al terzo giro. Bartolini intanto scavalcato con qualche gioco di scia nel controrettilineo, tra poco ci inabisseremo su quello che è il quinto giro. Alto sorpasso di Bartolini, che prova ad infilare anche lui, effettivamente ci riesce, vediamo se riesce a pinzare a chiudere, no, gioco di sorpassi clamorosissimo e bellissimo tra l'altro con Echeli che lo ha ripassato.
con Echeli che lo ha ripassato e adesso ci si butta giù in piega e penso che tra poco si entri nel sesto giro. Forse ho visto male io e quello non era il controrettilineo. Allora adesso ci stiamo avvicinando probabilmente a quello del controrettilineo. Dovete capire che sto girando anche io la testa insieme a loro. Max Palladino, indugiamo anche su di lui. E aveva parlato di una sensazione non proprio positiva su questo circuito. Parte dalla 21esima piazza, è stato autore di una rimonta clamorosa in quel di Varano, ma quella è un po' di più la sua pista. Condizioni atmosferiche tra l'altro particolarmente diverse e avverse rispetto ai due giorni in cui si è corso. Il giorno prima caldo boia, se dobbiamo essere sinceri. Il giorno dopo, come vedete, nuvoloni, molto più fresco, e chiaramente magari qualcuno ha avuto anche qualche condizionamento da questo punto di vista, qualche situazione che lo abbia portato a differire nella situazione, nella strategia. E poi strategia quale, perché ci sono 13 giri ed è una forse delle piste più lunghe a livello di percorrenze, con maggiori giri, quindi anche uno stress, parlando con Andrea Pompi, uno stress anche a livello fisico molto importante. Mentre vediamo Fresno Motion con Gabriele Perri, molto belle queste immagini che ci vengono fornite dalla nostra sapiente regia. La gara, come avete capito, non ha un grande sbocco da un punto di vista proprio pratico, anche perché il buon Luca Salvadori ha deciso di prendere, andarsene, scappare e salutare la company. Siamo al sesto giro e si stanno iniziando però ad incasellare tutti quanti i vari piloti per quanto concerne quella che è la graduatoria finale, nel senso stiamo iniziando a vedere un po' quello che è la percorrenza, la performance, e tra poco magari iniziamo a vedere anche qualche sorpresa. Ad esempio magari Alessandro Usai, che sta cercando, dopo averlo intervistato, aveva avuto un buon sentimento, un buon feeling con la pista, ed effettivamente partiva da una undicesima piazza che sta cercando evidentemente di migliorare. Il fatto che siamo ancora praticamente a metà gara e può veramente a questo punto succedere di tutto. Chiaro, forse l'unica cosa che può non succedere, a meno che Salvadori non decida di buttare la moto lì, è la vittoria di Salvadori. Mi sembra forse sia l'unica cosa che non deve essere messa in discussione in questo momento, e non possa essere messa in discussione in questo momento. La vittoria di Luca Salvadori è, lo ribadiamo, il Cremona Circuit, un circuito, una pista all'interno della quale si assiste davvero a un po' di tutto, e stiamo cercando da questo punto di vista di raccontarvi in maniera capillare quello che è la situazione per quanto concerne appunto la gara, con i vari sorpassi e i controsorpassi che stanno avvenendo, con tutta quanta quella che è la situazione. Vediamo qualche slow motion da parte anche di Usai, che sta cercando in qualche maniera di restare ancorato a posizioni che gli devono spettare, quando abbiamo tagliato perlomeno, meno male, il traguardo di metà gara, perché sennò veramente diventava un gran problema, con Bernoni che sta cercando anche lui di avvicinarsi a delle posizioni che gli competono, a quelle più importanti, ai punti che sono fondamentali, punti che devono essere gestiti in maniera interessante da quei piloti che non sono wild card e che si stanno davvero giocando qualcosa, e che stanno cercando di rinvenire nel cercare di prendersi qualcosa. Lo ripeto, Bartolini sta facendo e sta seragliando una gara incredibile con Echeli e in generale anche con Bozic, in questo caso, che se lo trova davanti, ed è importante di pista, e con Luca Salvadori che continua davvero a matare qualsiasi forma di record, qualsiasi forma e sostanza di gara. È che, ragazzi, così mi fate un po' penare, perché può essere davvero una gara all'interno della quale possiamo commentare o nulla o quasi nulla, però attenzione, perché ci sono dei piloti che ci stanno provando, che ci proveranno fino alla fine. La posizione importante che devono raggiungere questi piloti. Non ha un grande work in progress intanto Manuel De Vecchi con il suo numero 28. De Vecchi che partiva da una posizione parecchio lontana, sta cercando in qualche maniera, in realtà era decimo De Vecchi, ha avuto problemi sicuramente, perché lo vedo che sta correndo praticamente da solo. È un peccato, perché partiva, aveva piazzato un bel tempone, un 1.35.4 in qualifica, ci troviamo all'ottavo giro, e soprattutto siamo di fronte
a quella che è sempre la gara di Luca Salvadori, a quella che però la gara dietro, attenzione, perché mi sembra che tra Prašek e Filla si potrebbe profilare una bella sfida per quanto riguarda la seconda piazza. Ricordiamo che non andrebbe a punti nessuno di loro, allora poi bisogna stare attenti, carta alla mano, chi sono i primi piloti che fanno parte della classifica MES, perché a quel punto là sì che iniziamo a capire, a definire, a delineare quella che è la situazione di classifica, mentre andiamo a vedere qualche slow motion da parte di Francesco Bernoni con l'ottavo giro che stiamo percorrendo, che stiamo vedendo, che stiamo gestendo, che stiamo umanamente commentando. Palladino mi sembra di vedere anche nelle immagini che sta facendo evidentemente la sua gara, ma mi aveva preannunciato pre-gara, in generale mi aveva detto che sarebbe stato complicato per lui. Eccolo ancora qui, Max Palladino, ottavo giro su 13. Va probabilmente tra poco sul contro rettilineo e sta cercando davvero di rimanere un po' ancorato alle posizioni che più competono. Qui veramente per qualcuno di loro diventa una gara a non subire tanto e a rimanere perlomeno incollato a fare punti, questa è la cosa importante. Mentre il buon Luca Salvadori ha tagliato il traguardo del nono giro, sta abbassando in maniera abbastanza, sta in maniera impercettibile abbassando un po' le sue pretese. Guardiamo qua, bellissima, tutte le marce abbiamo fatto, confezionato anche con lui un lavoretto dove abbiamo commentato un giro in pista da parte di Luca, guardando un po' il cambio marce, lo scalo, i rapporti, le accelerazioni, le frenate. Occhio perché Prašek è con Filla, Prašek e Filla, Filla e Prašek per la seconda posizione, sono praticamente loro due. Qui vediamo a quanto arriva, scala in seconda, poi tra poco accelera, stiamo vedendo qualche slow motion evidentemente anche di Luca Salvadori che sta facendo una gara, non pensate che sia fantastico fare quella gara a parte, ma chiaramente questo è, questo bisogna tenere, questa è la situazione da parte di Luchino Salvadori, che è davanti intanto Usai che si trova a battagliare, forse che è andato un po' largo, vediamo se stringe, perde qualche decimo, viene infilato Alessandro Usai, ma sicuramente rinvenirà perché sta facendo una gara interessante, perché sta facendo una gara importante, ci sta credendo in maniera ferma a quello che fa. E allora occhio, perché in qualche maniera Usai ci sta provando a rientrare in quel lotto, in quella parte fondamentale di gara che deve competere. Intanto Luca Salvadori sta per andare ad ultimare il nono giro, ad entrare nella decima tornata, c'è praticamente un rettilineo, vediamo se anche di più, molto di più, c'è più di un rettilineo di distacco tra Salvadori e Inco, e questa è una cosa veramente veramente importante per Luca che, ripetiamo e ribadiamo, sta davvero scavando un solco tra sé e i piloti che ci sono alle spalle. Rocchio intanto ingaggia un duello, vediamo, entra, bravo Francesco Rocchio che sta cercando in qualche maniera di migliorarsi, di migliorare la sua performance, la sua prestazione, questa è una cosa importantissima per lui, anche rimanere a galla in vita nonostante magari abbia qualche, non problema, ma non abbia trovato la giusta performance a Bartolini. Intanto ancora duello anche Walter con Rosi, Bozic prova a passarlo, non ci riesce, l'attacco di Bartolini chissà che non arrivi tra poco sfruttando la scia. Intanto andiamo ad indugiare con le telecamere su altri piloti che stanno continuando a battagliare, erano proprio Bartolini e Bozic mentre passano per il decimo giro diversi piloti, e Salvadori io penso che tra poco possa arrivare anche al doppiaggio di molti di loro, anzi alcuni di loro sono già iniziati, ha già iniziato a doppiarli sicuramente. Manuel De Vecchi inquadrato, inizia a vedere qualche pilota davanti a sé, sta migliorando evidentemente le proprie performance, monitor del dei tempi alla mano, e sta cercando in qualche maniera di portare a termine una gara interessante per lui. Eccolo qua Manuel De Vecchi con la sua moto numero 28, questa livrea tricolore che ricorda evidentemente i colori dell'Italia, la bandiera dell'Italia. De Vecchi che tiene, come stiamo cercando di valutare, di vedere alle spalle diversi piloti, in questo caso sta cercando di continuare, di proseguire il suo percorso. Ancora De Vecchi in questo caso sfruttata la scia mentre è passato Salvadori, non l'avete visto ma come vedete sopra, un undicesimo giro in corso, Salvadori sta matando clamorosamente il terreno, il territorio, dietro si stanno creando delle coppiette di piloti che cercheranno di lottare, di disquisire per delle posizioni finali. Non sembra essere abbastanza in
sembra essere abbastanza chiara la vittoria finale, mentre Fille e Prašek però si stanno giocando la seconda piazza e per la loro classifica probabilmente qualcosa conta, anzi quasi sicuramente qualcosa conta per la loro classifica. Luca Salvadori continua a spingere come un forsennato, in realtà un po' calato le sue prestazioni, ma chiaramente sta continuando a volare letteralmente in pista, perché diciamolo pure, forse mai come questa volta è mancato il suo sparring, che è Fabrizio Perotti, con il quale aveva incontrato una bellissima sfida il giorno prima. Poi Perotti al settimo giro è stato costretto ad abbandonare, ma è stata una gara bellissima al fondo di Cotone. Bartolini incollato a Bozic, non riesce a passarlo, non riesce a sfruttare tutto lo spazio per provare a passarlo, e che peccato per Walter Bartolini, bravissimo Bozic a respingere qualsiasi tentativo di sorpasso. Bartolini e Salvadori è già passato per il dodicesimo giro e per la dodicesima tornata, mentre gli altri piloti si iniziano ad incasellare, soprattutto aspetto Prašek e Fila, che stanno cercando di darsene di santa ragione per la seconda piazza, tenendo sempre un occhio a quello che sta combinando. Eccoli qua, Fila e Prašek, con Fila davanti e Prašek che insegue. La dodicesima tornata è abbastanza chiara, abbastanza palese quello che sta succedendo e come sta succedendo e dove sta succedendo. Al Cremona Circuit, 3700 metri di percorrenza, che bello poter vedere finalmente una cornice di pubblico adeguata, adatta a quella che è questa competizione, a quello che questa competizione sta dando, perché questa è una famiglia, è una grande famiglia, quella dei Trofei Motoestate. Bartolini sempre alle spalle a Bozic, incredibile ragazzi, è una sfida incredibile, eccolo lì, Valterone lo passa, piazza la zampata, Walter Bartolini, incredibile. E adesso vediamo se tiene, adesso vediamo se tiene, questo è importante, è il momento importante della verità. Vediamo ancora con Salvadori cosa succede. Può succedere poco o nulla con Salvadori, che sta matando tutti, sta distruggendo, mantenendo qualsiasi record. Bartolini, perché Bozzi ce l'aveva passato nuovamente, mamma mia ragazzi, che sfida nella sfida tra quei due bontemponi di Bozic e di Bartolini. Bravi, 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 almeno ci state facendo divertire tantissimo. Non sono posizioni che non contano, perché lo ricordiamo, stanno combattendo e battagliando tutti per una posizione importante. Impennatina di Luchino Salvadori quando arriva al final lap. Mi sembra che non ci siano grossi dubbi che possa vincere lui la gara, ma mi sembra che ci possano essere grossi dubbi su chi arriva secondo e soprattutto su quella sfida tra Walter Bartolini e il buon Bozic. Se le stanno dando di santa ragione dal primo giro, noi siamo contenti, noi vogliamo questa bagarre. Adesso questa bagarre deve essere confermata chiaramente. Situazione interessante, assolutamente interessante quella dell'ultimo giro, si va avanti e adesso a questo punto chissà che non succeda quello che deve succedere. Vediamoli ancora i bontemponi come si stanno divertendo. Vabbè, Luchino Salvadori se n'è andato, qua dietro continuano a matare il terreno in maniera interessante. Fila e Prašek sono sempre lì, con Fila davanti a Prašek, e adesso vediamo Salvadori davanti, e ormai lui è andato. Fila e Prašek, con Fila davanti a Prašek per quello che riguarda la seconda piazza. Ultime tornate ormai per Luca Salvadori, che ha praticamente non ha mai non avuto in pugno la gara, l'ha sempre avuta in pugno, e adesso sta confermando, vince Luca Salvadori, vince Luca Salvadori in maniera abbastanza importante. Bravo Luca, esulta in penna, scoda, lo sappiamo. Fila su Prašek, eccola qui, Fila riesce ad arrivare secondo, Prašek terzo. Questo è il momento importante, il momento catartico per quanto riguarda quella che è stata la competizione 1000 Open, lo ricordiamo, con la vittoria importantissima. E dietro, tra poco andremo a fare un paio di calcoli con tutti gli altri piloti, perché sapete che i calcoli non sono importanti, ma sono l'unica cosa che conta, ma soprattutto al di là dei calcoli bisogna andare a valutare tutto quanto quello che riguarda il pilota alle spalle, i vari Bartolini, i vari Perri, Remoto, Palladino e adesso
Devo mettermi calcolatrice alla mano, ragazzi. Allora cosa facciamo? Ribadiamo il podio. Vince Super Luca Salvadori. Alle spalle Filla e poi Prashek a tra poco. E allora, alla luce della doppia gara, quella del giorno prima e poi quella di oggi, Bartolini vola in classifica, fa due vittorie. Chiaramente non ha vinto, lo ribadisco, lui la gara, ha vinto Luca Salvadori, ma nella classifica di competizione vola Bartolini che fa 75, Perry fa 22-20, quindi va a 58, 56 Remoto, 55 Lobartolo, 49 Palladino. Situazione complicata a livello di classifica per tutti quelli che stanno dietro al buon Walter Bartolini. Noi, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento. Quel di Magione, ciao! Ragazzi, no, su insieme, ragazzi. Ragazzi, su insieme, su insieme. Sì, visto che ci hanno separato per tanto tempo, adesso facciamo una bella mucchiata sul podio. L'orangio è. Coreano. Un applauso, ce l'ho fatta! Aspettavamo di dare la colpa al primo per l'applauso, vi pregherei di alzarle tutte e di attendere sul podio l'ultima premiazione per quanto riguarda il Motestate, quindi le wild card. Chiamiamo Manuel De Vecchi, Davide Engeli e Luca Salvadori. Vai sul podio. Allora, ragazzi, vorrei che con la gioventù sul podio di questi bei bambini e consegniamo la coppa al vincitore e vi chiedo l'ultimo applauso di giornata per i tre protagonisti, grazie. E adesso, dopo essermi complimentato con i vincitori, passiamo alla premiazione dell'Alpe Adria. Grazie a mille, signore. Grazie a mille, signore. Specialisti perfetti, grande successivi, protagonisti, campionato italiano in Cremona, circuito.